ragazzi si sono mosse in campo, volevano tutti sempre il pallone, li abbiamo preparati bene sulla corsa, sulla tecnica, la tattica. E poi quando mi sono fatto male andando in macchina hanno detto: guarda, non preoccuparti, alla fine diciamo. Ecco. Alla fine è un giusto premio anche ad una stagione di grande impegno, di grande sacrificio, però avevate lasciato la Serie A Gold con un rammarico, avete riprogrammato tutto e avete centrato probabilmente questo risultato anche con una base più importante rispetto a quelle precedenti. Questa è la mia impressione. Ti do veramente ragione, perché ogni tanto nella vita bisogna fare un passo indietro, ok? Per poi fare un reset e continuare per andare avanti. Lì, quest'anno è stata un'annata dove abbiamo fatto tutte le scelte, le abbiamo fatte giuste, abbiamo preso i ragazzi giusti, abbiamo avuto anche i ragazzi giovani e ci siamo preparati, come ho detto, e sono contentissimo per tutti, soprattutto per la gente che ci gestisce da parte della dirigenza. È stata una bellissima finale, proprio la degna conclusione, no, di queste finals molto belle, molto spettacolari, molto impegnative. Sì, molto impegnative, abbiamo visto dell'ottimo gioco, abbiamo visto della pallamano moderna fatta sui recuperi veloci di palla, sui lanci dei portieri, sui gol dei portieri. Veramente è stato un bel torneo. Ed ora, per l'anno prossimo? Ed ora, adesso... Ora vuoi goderti un po' la gioia. Ci godiamo, però ci manca poco, perché bisogna poi recuperare subito, bisogna sapere dove possiamo migliorare. Anche perché la Serie A Gold è un ostacolo impegnativo. Sì, è impegnativo, però ci goderemo assolutamente i derby tra il Bressanone, Merano, Bressano, Bolzano. Quindi questo per noi è molto importante e ce la metteremo tutta per far stare i ragazzi tutti con noi e andiamo avanti. Grazie, complimenti. Grazie. E in bocca al lupo. Grazie a tutti e buona pallamano. Sergio, non fa mai piacere perdere una partita, soprattutto quando poi in palio c'è un trofeo importante come la Coppa Italia, ma possiamo definire questa come la sconfitta più dolce? E soprattutto è l'unica sconfitta, peraltro arrivata dopo un pareggio in campo, quindi solitamente non si considera. Abbiamo imparato che non dobbiamo arrivare ai rigori con Eppan ancora una volta. Detto questo, è chiaro che ora c'è un po' il pensiero dei rigori, farà un paio d'ore quando l'adrenalina cala, ci renderemo conto che questo poco importava, quello che abbiamo fatto ieri sera, ma quello che abbiamo fatto tutto l'anno e anche oggi, perché siamo andati sotto di due dopo non esserlo mai stati dall'inizio della partita. Siamo riusciti a riprenderla a 10 secondi dalla fine e i ragazzi sono stati straordinari, perché chi si lamenta che gioca 5 partite in 5 giorni, voglio che veda questa partita. E se ci prepariamo per giocare 5 partite in 5 giorni, le possiamo giocare. È chiaro che non tutti possono permettersi i professionisti e questo è un vantaggio, ma noi l'abbiamo sfruttato. Sono contento che Eppan e Cingoli, che sono state le due squadre più forti per tutta la stagione, siano in Serie A Gold. Ecco, è stata, volendo in qualche modo inquadrare la partita finale, cioè quella tra Cingoli ed Eppan, come sottolineavi, la quinta partita, ma una palla a mano che lascia immaginare anche di due squadre che hanno già qualcosa per poter insomma allinearsi ai nastri di partenza della Serie A Gold. No, no, non si può cambiare un'identità, l'identità della pallamano moderna è questa, è correre, è difendere con intensità, è creare occasioni facili ed è quello che poi sappiamo di trovare al piano di sopra, anche perché entrambe negli ultimi anni ci siamo state, abbiamo un'esperienza, quindi sono soddisfatto di quello che abbiamo mostrato. Durante la regular season non sempre ci siamo riusciti, quando gli avversari hanno richiesto di alzare il livello l'abbiamo fatto, sono molto contento e penso che ci faremo trovare pronti alla prossima Serie A Gold. Ecco, dal punto di vista personale credo che questa sia una grande soddisfazione. Avevi in qualche modo, insomma, ti eri concesso una pausa di riflessione e poi non hai resistito al richiamo della panchina. Avevi probabilmente anche un conto aperto, no? Da saldare con il Cingoli, missione compiuta, target centrato. Sì, è come se la partita di ieri è durata dal 21 maggio, dal 20 maggio dell'anno scorso a oggi. Ero in burnout, è una cosa che succede a chi, quando la passione per la pallamano un attimo diventa un'ossessione e perdi di vista le cose che contano. Ho passato i 6 mesi più belli della mia vita senza allenare, ma questa è la cosa che mi piace fare. E quando Thomas Camperio, il team manager, mi ha chiamato, mi ha detto: Sergio, c'è questa possibilità,
io ero in un negozio della Wind a togliere la scheda al cellulare Wind perché non mi serviva più, e la mia ragazza mi ha detto che stai aspettando, devi andare. È stato bellissimo, perché quando senti la fiducia della gente poi è straordinario, e sono contento di aver raggiunto questo. Ecco, insomma, è evidente, insomma, la tua contentezza, la tua felicità, anche la tua emozione. E ora c'è una Serie A Gold che aspetta la Macagi, insomma la programmazione è importante, però penso che voi partiate già da una buona base, no? Non c'è da stravolgere a parte l'identità, anche la struttura dell'organo. Esatto, l'idea è questa. Chiaramente abbiamo aspettato l'esito della stagione prima di chiudere definitivamente alcuni discorsi. Ora ci prendiamo un paio di giorni per recuperare le ore di sonno e i chili persi. E poi pensiamo alla prossima stagione. Una base c'è, un'idea c'è, ci riposiamo 2 giorni e poi ci rimettiamo a posto.